determinato nel primo pomeriggio la protesta di alcuni abitanti di Atella. I cittadini contestavano l'apertura di una nuova discarica nella zona. Hanno interrotto la protesta dopo la promessa di un incontro in regione. Ce ne parla Antonio Coronato. L'incontro dovrebbe tenersi lunedì prossimo in regione. Fino a quel momento i lavori in contrada Cafaro non continueranno. Dopo queste rassicurazioni, i manifestanti hanno rimosso il blocco organizzato questa mattina ad Atella. I cittadini protestavano contro l'apertura di una nuova discarica a 90.000 metri cubi di portata che dovrebbe accogliere i rifiuti di 6 comuni della zona, oltre ad Atella, Rio Nero in Vulture, Ruvo del Monte, San Fele, Rapone e Barile. Per gli abitanti questa decisione avrebbe un impatto ambientale terribile su una zona a rischio idrogeologico, oltre che a vocazione agricola e piena di sorgenti d'acqua. Una zona dove, oltretutto, è stato chiuso da poco un altro sito di conferimento dei rifiuti, che a detta dei cittadini è stato gestito male ed ha provocato danni ingenti alle falde acquifere e all'ambiente. Prevista nel piano provinciale dei rifiuti, la nuova discarica ha ottenuto anche il via libera della regione, ma gli abitanti di Cafaro contestano la perizia geologica dell'ente e oppongono una loro controperizia che sconsiglia l'utilizzo del sito per il conferimento dei rifiuti, perché franoso e ricco di falde acquifere. E lunedì, nell'incontro presso il Dipartimento Ambiente della Regione, i due pareri verranno messi a confronto. I cittadini vogliono chiarimenti, anche per conoscere i programmi di bonifica del primo sito, un precedente che non li fa stare tranquilli. L'aiuto dei nonni, pensate, fa risparmiare all'Italia.